Speranza, benvenuti ad una nuova puntata dello spazio dedicato al calcio spagnolo. Andiamo subito a commentare i sorteggi di Nyon che hanno deciso gli accoppiamenti per i quarti di finale della Champions League. Come ben saprete, sono ancora tre le squadre spagnole rimaste in lizza per il titolo finale e l'unica certezza è che una di loro è già qualificata per le prossime semifinali. Si tratta di Barcellona o Atletico Madrid, che si sfideranno in uno scontro fratricida con l'andata al Camp Nou e il ritorno il 9 aprile al Calderon. Curiosa storia quella di queste due squadre che hanno cominciato la stagione sfidandosi nella Supercoppa spagnola, chiusa con la vittoria del Barça dopo due pareggi. L'Atletico però è dato come leggero favorito in questo inedito scontro di Champions, visto che quest'anno, nei quattro incontri disputati finora, ha collezionato tre pareggi e una vittoria. Il Real Madrid invece sfiderà il Borussia Dortmund, la squadra che la passata stagione ha eliminato i Blancos in semifinale. Il sogno della decima passa di nuovo per i tedeschi, con il ritorno che si disputerà al Signal Iduna Park, dove l'anno scorso Lewandowski, che si perderà l'andata per squalifica, ne segnò 4 agli uomini di Mourinho. Negli altri scontri, il Chelsea di Mou se la vedrà con il Paris Saint-Germain di Ibra e Pep Guardiola affronterà con il suo Bayern Monaco lo spettro del Manchester United, che nella finale del 1999 conquistò contro gli attuali campioni una vittoria incredibile ribaltando il risultato nei minuti di recupero. Passiamo ora alla Liga, perché questa è la giornata del classico tra Real Madrid e Barcellona. Diamo un'occhiata alla classifica, perché potrebbe essere nuovamente ribaltata e con la sconfitta dei Merengues l'Atletico potrebbe tornare in testa. Gli uomini di Simeone affronteranno il Betis, una squadra delusa dopo la cocente eliminazione in Europa League nel derby contro il Siviglia, e in caso di vittoria tiferanno Barcellona per riprendersi la testa della classifica. Pare non esserci nessun dubbio sulla formazione di Carlo Ancelotti, che si presenta con Diego Lopez in porta, il capitano Ramos e Pepe come centrali di difesa, Marcelo e Carvajal sulle corsie. A centrocampo, schema a specchio con il Barça, con Xabi Alonso come mediano basso, scortato da Modric a sinistra e Isco sulla destra. In attacco, la BBC, con Bale e Cristiano alle spalle del recuperato Benzema. Un solo dubbio per Martino, che schiererà in porta Víctor Valdés, al suo ultimo classico lighero. Piqué e Mascherano saranno i centrali, con Jordi Alba sulla sinistra e Dani Alves a destra. Busquets a protezione della difesa, con Xavi che riprende il suo posto a centrocampo, dove cominciano i dubbi. A sinistra potrebbe giocare infatti Iniesta, con il Tata che potrebbe però optare per Cesc Fabregas in quella posizione, avanzando il mancego ed escludendo in questo modo l'impiego del brasiliano Neymar. A destra giocherà Pedro e Messi sarà il falso 9. Per oggi è tutto, vi aspetto la prossima settimana. Un saluto da Valentina Porcu.